un amico, ti confidi, momenti brutti, momenti belli. Ovviamente è stato lui il mio primo abbraccio dopo ogni gara. Fortunatamente ho avuto una carriera vincente anche a parte le Olimpiadi, ma anche la prima pacca sulla spalla dopo magari le sconfitte, i momenti brutti. Io lo ringrazierò per sempre, gli sarò sempre debitore perché uno che scopre di avere una malattia di quel genere, comunque l'ho guardato negli occhi e mi ha detto: io sarò lì a tutti i costi perché noi andiamo a fare la storia. Nel film ne abbiamo visti tanti, però dal vivo è un'altra cosa, quindi per me sarà un ricordo veramente. Io non so perché lo voglio ricordare sempre col sorriso, dal momento che se n'è andato lo ricordo sempre col sorriso. Ogni notte ho il mio quadro con lui in stanza che mi ha regalato lui, quindi lo saluto ogni notte quando andare a letto e ogni mattina gli do il buongiorno e vado avanti. Una famiglia legata a questa disciplina. Lui ha iniziato insieme ai tre fratelli a praticare questa disciplina, si è innamorato subito, chiaramente, e ha dedicato tutta la sua vita sostanzialmente al karate. Campione dal 79 al 93, campione italiano. Tante medaglie riportate a casa come atleta e tante anche come maestro. Diciamo, i Guazzaroni in qualche modo hanno rappresentato l'Italia nel mondo come nome, non solamente per quanto riguarda le arti marziali. Claudio in primis perché è stato prima l'atleta, campione, pluricampione italiano, campione del mondo, campione europeo e poi tecnico nazionale. Era un punto di riferimento per il karate e per le arti marziali. Chi parlava di karate nel mondo e chiedeva dell'Italia conosceva Claudio Guazzaroni. Claudio Guazzaroni era l'apice di una famiglia, a partire dal padre, da Goffredo, che ha fondato la palestra, palestra di famiglia, era un arbitro nazionale, poi Gianluca, e anche lui campione del mondo, campione europeo, campione italiano, per sempre, è stato un esempio per tutti noi che ci affacciavamo al karate agonistico. Ma soprattutto per noi di famiglia che lo conoscevamo in privato, era anche una persona, un personaggio, una persona buona. E la forza più grande di papà, oltre a essere un grande tecnico, un grande atleta, è stato quello di non mostrare mai debolezze. Nonostante le difficoltà della malattia in cui noi lo vivevamo, affrontarla nel migliore dei modi, perché non ha mai ceduto. E è stato lui a dire a noi che dovevamo essere forti e poteva capitare a tutti di cadere, ma l'importante è rialzarsi.